una serie di giornate dedicate all'autismo qui a Favara presso l'Istituto Guarino. Ecco, ne parliamo con la dirigente scolastica Bruccoleri. Sì, una settimana come ogni anno dedicata all'autismo che prevede naturalmente una serie di iniziative di ordine didattico, dalla lettura di testi all'ascolto, di esperienze, di testimonianze, all'organizzazione dell'edizione del concorso Raccontami l'autismo con la premiazione dei vincitori, la partecipazione alla passeggiata, il confronto alla Valle dei Templi, il confronto di buone pratiche, ancora una volta la scuola che è sede di Sportello Autismo, questa straordinaria esperienza di volontariato e di passione per l'inclusione che porta avanti ormai da tanti anni nella mia scuola insieme al mio fantastico team, vuole mettere al centro la pluralità, vuole mettere al centro lo sforzo che fanno tutte le scuole italiane, in particolare quelle agrigentine, per includere e per accogliere. Lo Sportello Autismo ovviamente supporta le esperienze di inclusione, supporta le famiglie, supporta con gli specialisti e i suoi insegnanti tutto ecco, quelle iniziative della provincia che vogliono migliorare, che vogliono accogliere, che vogliono ancora una volta vivere l'espressione dell'autismo non soltanto in termini di difficoltà ma soprattutto in termini di pluralità e di espressione di un modo diverso di vedere il mondo. Abbiamo visto un'ampia partecipazione scolastica di istituti di varie province siciliane e oggi la premiazione. No, devo dire che il concorso è nazionale, più di 200 scuole a livello nazionale hanno partecipato, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, passando per la Sardegna. Voglio davvero ringraziare lo sforzo straordinario di tanti docenti, di tanti colleghi dirigenti, per un concorso giunto alla sua ottava edizione, Raccontami l'autismo, che è davvero uno spaccato nazionale di una scuola che include, di una scuola che accoglie, di una scuola che ogni giorno lavora per tutti e per ciascuno. Ecco, questo è un istituto che lei dirige, che però è sempre presente nelle iniziative sociali in diversi momenti e con diversi argomenti. La scuola ovviamente è all'interno di una prospettiva di territorio, crediamo nell'aula allargata, crediamo nel patto formativo di corresponsabilità, nel patto di comunità, perché la scuola in un particolare periodo storico come questo deve ovviamente avere accanto a sé la famiglia, il territorio e tutte le persone di buona volontà. Un'iniziativa sicuramente bella, importante, con un'ampia partecipazione non solo regionale ma anche nazionale, l'Istituto Guarino su questa settimana dedicata all'autismo. Ecco, qual è la situazione anche da parte del comune, anche voi che tipo di assistenza fornite? Un concorso questo che va a chiudere tutta una serie di lavori che sono stati fatti con la collaborazione di istituti di tutta Italia, ed è stato un percorso che ha messo, come si suol dire, in evidenza tutte le criticità e il significato che ha l'autismo, specialmente riguardante anche le scuole, dalla scuola materna all'infanzia complessiva, alle scuole medie e quindi anche gli adulti in definitiva. Un concorso a cui hanno partecipato moltissimi istituti a livello nazionale, con presentazione di lavori di grande significato culturale e artistico. La nostra amministrazione è stata presente in tutte le fasi di questo percorso. Io personalmente sono anche componente della giuria di questi premi e ho potuto notare e rilevare la capacità creativa, artistica, inventiva, straordinaria di alunni che hanno saputo interpretare e dare un senso a ciò che significa autismo in tutte le sue sfaccettature.